Salve a tutti, no, non riesco, perché guardo là? Buon salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi mi vedrete davvero tipo strana o stranita, perché è la prima volta che registro di sera e soprattutto sto registrando con una luce e ho sbagliato il setting perché ne ho messa solo una laterale e quindi da qua vedrete il buio oscuro della Dark Side of the Moon, ma non fa niente. Tra l'altro sto registrando anche sul mio letto, quindi qui vedete la mia postazione, diciamo, notturna con il, non so come si chiama, una specie di bassorilievo qui lateralmente con alcuni libri e la mia bajour che mi serve appunto per leggere e dei fogli strani. Oggi siamo qui per fare il wrap up del mese di maggio e questo mese è volato. Comunque mi scuso per la luce, però essendo sera è l'unica cosa che posso fare, non riuscivo a montare due softbox, non ne avevo voglia, quindi vi beccate me con la faccia tipo mezza bianca e l'altra non lo so, Darth Vader, quindi lasciamo così. Questo mese non è andata molto bene a livello di lettura perché ho letto 1, 2, 3, 4, 5, 6 libri. A livello di numero quindi siamo molto contenuti, però a livello di sostanza secondo me ci siamo. Quindi io passerei a farveli vedere perché vorrei raccontarvi davvero tanto di questi libri e credo ci sia molto da parlare, infatti per questo ho deciso di farlo di sera perché siamo più tranquilli, insomma siamo tra noi, io sono sul mio letto. Credo di aver letto libri di buona qualità, anche se qualcuno insomma è stato un po' così, però voglio partire con quelli che mi sono piaciuti di più e il primo che vi mostro e di cui vi parlo è un libro che ho scambiato questo mese, che vedrete quindi anche nel book haul che ci sarà, insomma arriverà tra qualche giorno. Il primo che vi faccio vedere è Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Allora, posso iniziare col dirvi che non so come ho fatto a vivere, insomma, questi anni della mia giovane vita senza aver mai letto nulla di Hemingway, perché io in modo assolutamente meschino vi confesso che non ho mai letto nulla di Hemingway. Ho sempre fatto la corte a molti dei suoi romanzi, tra cui Il vecchio e il mare, perché lo vedevo spesso, ero sempre lì a sbavargli dietro, volevo leggerlo perché tutti quanti parlavano di questo Hemingway, che ne parlassero bene, ne parlassero male, comunque Hemingway era sempre sulla bocca di tutti. Tra l'altro anche nel film Midnight in Paris si vedeva la sua figura tra altri intellettuali appunto degli anni 20 e io ero tipo no, devo leggere assolutamente qualcosa di Hemingway, e quindi finalmente sono riuscita a fare uno scambio ed è stato lui. Qual è stato il problema con questo libro? È che è uno degli ultimi della produzione di Hemingway, per cui io avrei voluto iniziare dalle sue prime opere, quindi è un libro sicuramente validissimo, adesso vi spiegherò perché, ve ne parlerò, ma penso avrei voluto iniziare dai suoi primi scritti, perché effettivamente Hemingway ha avuto un percorso, una formazione, una maturazione a livello letterario fantastica. E tra l'altro mi piace moltissimo questa edizione perché vi è appunto spiegata la vita, le opere, mi sono chiariti insomma tantissimi punti, e proprio per questo motivo se ne spiega la poetica, che è veramente peculiare. Cioè Hemingway è Hemingway, non lo trovate in giro, è per questo che anche è diciamo così celebrato, se così si può dire. In più questa edizione, che io non ho idea se sia ancora così ad oggi, è tradotto da Fernanda Pivano. Io la Pivano insomma la stimo, adesso buonanima, è stata lei che ha tradotto Antologia di Spoon River e per quello è finita in carcere, c'è tutta una storia, ma comunque la Pivano è una persona che io stimo. Ma cos'è questo Vecchio il Mare? Allora, Il vecchio il mare molti lo definiscono come un monologo, ma è più un ibrido. La storia inizia con questo pescatore, Santiago, che è appunto il vecchio, che ha un amico, diciamo un giovane tra virgolette apprendista, che si chiama Manolito, il quale però non va più in barca con Santiago, poiché lui non riesce a prendere più pesci. La storia parte appunto da quando Santiago si imbarca per il mare e resterà appunto in mare 3 giorni e 3 notti per tentare di prendere un pesce. Questo pesce a bocca
ed è il pesce più grosso, insomma, che lui abbia mai visto. Non vi dico altro perché la storia è questa, quindi effettivamente è la storia di Santiago che passa 3 giorni e 3 notti in mare. Dove sta però la particolarità? Non soltanto nello stile di scrittura, che è asciutto, asciuttissimo, veramente Hemingway riduce all'osso la scrittura senza farle perdere comunque la bellezza, e soprattutto, quindi, oltre allo stile di scrittura, è tutto un concentrato di valori. Quindi secondo me questo libro è un concentrato di valori, è uno dei libri più belli che io abbia mai letto, quindi nella mia ingenuità ed ignoranza posso dire che se dovessi dare questo libro a qualcuno, ogni volta che lo vedo in vendita o in scambio, io mi chiedo se effettivamente, cioè, come sia possibile che una persona possa dare questo libro via, a parte appunto per farlo leggere, intendo ovviamente, perché io credo, ovviamente, ripeto, nella mia ingenuità, che sia impossibile non adorare questo libro. Io capisco che potrebbe risultare pesante, ma in questo romanzo voi troverete tantissimo. Innanzitutto io lo vedo stracolmo, per quanto non sia la parola esatta, di un amore cristiano. Io ci vedo tantissimo della figura di Cristo in Santiago, e per me, che non sono assolutamente una persona dedita alla cristianità, diciamo, ma moto, siamo alle 10 di sera, passano le moto, per me che sono una persona completamente fuori da questo tipo di logica, ho visto comunque come si possa abbracciare e quella profondità cristiana, di quei valori di umanità che possono portare, che sono assolutamente trascritte nel comportamento di Santiago, del pescatore, di questo vecchio pescatore saggio. È una figura meravigliosa Santiago, una figura che porta nella sua forma più pura la pietà e la compassione, ma non pietà nel senso di dispiacersi in modo quasi finto per una persona che sta male, un senso di pietà e di compassione quasi antica. Quindi pensiamo tipo al latino, compassione, compatire, quindi patire insieme una determinata situazione, quindi io soffro insieme a te, quindi la compassione, la pietà riferita essenzialmente al vivere queste emozioni, queste passioni insieme. Quindi io ho vissuto tutto quello che Santiago ha esperito all'interno del romanzo sulla mia pelle. È stata un'esperienza di vita leggere Il vecchio e il mare, e secondo me, non so, Hemingway si può intravedere tantissimo in questo personaggio. Le parti in cui Santiago inizia a pregare, prega un Dio che non è il suo, quindi quella sorta di sentimento che muove l'essere umano, quasi come a dire in punto di morte divento cristiano, e quindi è davvero sensazionale vedere quanto di umano ci sia in questo libro. Hemingway è riuscito a dare, attraverso la figura di Santiago, una dignità infinita verso gli animali. Si parla in un certo momento di un uccello che arriva sulla barca di Santiago a fargli compagnia, ed è una parte davvero che mi ha letteralmente commossa. È la parte in cui Santiago cattura il pesce e parla con il pesce e gli dice: tu sei mio fratello, io devo ucciderti, ma tu sei mio fratello. Cosa insegna questo libro alla fin fine? Chiudendo, raccogliendo insomma le fila di questo discorso, e insegna secondo me la resilienza, un combattere sensibile e costante contro le avversità dell'esistenza, perché fondamentalmente Santiago affronta di tutto in mare, affronta di tutto anche sulla terra, eppure è lì negli ultimi periodi della sua vita, nel momento forse più importante della sua vita, durante la cattura di questo pesce, quando ce la fa, e quando poi ritorna la parte peggiore, il finale. Cioè, la vita è dura fino alla fine,
ma noi lo siamo ancora di più, quindi non sconfiggeremo la vita, perché saremo noi sconfitti dalla morte, ma abbiamo la possibilità di fare. Quindi prendete questo libro, cioè fatelo, non lo so, sotto consiglio di Franz, che la sera le viene la follia di blaterare, quindi non lo so, prendete Il vecchio e il mare, perché secondo me è qualcosa di fantastico. Il secondo libro di cui vi parlo è un libro che ho preso grazie allo sconto della Feltrinelli, cioè c'è la promozione due libri a 10 euro, e l'ho letto in questo mese, ed è L'amante giapponese di Isabella Allende. Io non avevo mai letto nulla della Allende, avevo letto semplicemente Amore, che era una raccolta dei passi appunto riguardanti la sessualità e le vicende amorose di molti dei suoi romanzi, ma nel concreto non avevo letto nulla. Cos'è L'amante giapponese? È una storia d'amore? Bah, dalla quarta noi leggiamo che è appunto un romanzo sull'amore. Io vi dico che questo non è assolutamente un romanzo d'amore, o meglio, la parte che riguarda l'amore è quella che non mi è piaciuta davvero per nulla, praticamente non mi ha lasciato niente. Qual è la chiave di questo romanzo? Sicuramente sono le situazioni, il contesto storico, che è ben specifico e chiaro, è raccontato molto bene. Grazie a questo libro ho riesumato, diciamo, approfondito, ovviamente seppur in forma di prosa, diciamo, è molto, molto romanzata, quello che veniva definito come terrore giallo durante il periodo del nazismo. Quando appunto in Italia, in Europa, iniziavano a nascere i campi di concentramento, quindi avveniva la deportazione del popolo ebraico, degli zingari, degli omosessuali, degli intellettuali, di coloro che erano contro, e venivano quindi ammassati in questi grandi campi di sterminio e uccisi, in America succedeva una cosa molto simile, ma nei riguardi di altre persone, parliamo quindi dei giapponesi. Sappiamo già quello che accade tra l'America e il Giappone, e proprio per questo vennero deportati praticamente tutti i giapponesi della prima o la seconda generazione in questi campi, grandi campi, che venivano visti da di fuori come dei resort, possiamo dire, quando in realtà erano veri e propri campi di concentramento nei quali sono stati rinchiusi i giapponesi per anni e anni. Il libro sicuramente sotto il punto di vista della forma è scritto molto bene. La Allende mi piace molto come scrive, e non ho ancora compreso effettivamente lo stile, quindi non mi sembra uno stile super riconoscibile, e non credo che, insomma, questo sia il suo romanzo migliore, anche se non ho letto altri. Quindi fatemi sapere se dovrei leggere per esempio La casa degli spiriti, perché me ne hanno parlato tutti benissimo. Che è trattata bene anche la vita di Irina, quindi una dei personaggi principali, perché anche lei ha avuto molti problemi. Solitamente le storie della Allende sono caratterizzate anche da queste situazioni parecchio difficili, quindi trovo che sia veramente interessante scoprire questa scrittrice, poiché propone comunque temi non facili, non semplici. Questo lo consiglio, ve lo ripeto, la storia d'amore non mi è piaciuta per niente. Ci sono dei punti riguardo alla sessualità del marito, del futuro marito di Alma, che però non vi svelerò, insomma, che non credo siano possibili. Secondo me questi punti andrebbero un attimo migliorati, ripresi o spiegati. Insomma, se qualcuno l'ha letto, magari ne parliamo. Il libro che ho letto per ultimo in questo mese è Il bacio più breve della storia di Mathias Mansieux. Allora, o Mattia, probabilmente si legge Mattia, ma non lo so perché è un nome, quindi boh. Voi sapete che io ho letto La meccanica del cuore, l'ho trovato un libro veramente molto carino, ben scritto, mi sembrava anche ben strutturato, insomma un libro che io consiglio per tutti coloro che amano le romance, quindi le storie d'amore molto dolci, che però non era banale, non era un libro banale, non era scritto male, era molto onirico, un libro molto metaforico, diciamo così. Questo secondo me no, non ci arriva proprio. Questo è uno di quei libri che non mi ha colpita per niente. Ad ogni modo, questo libro racconta appunto di un ragazzo che un giorno
per un caso fortuito riesce a baciare una splendida fanciulla e questa qui si dia il caso che scompaia. Nell'istante in cui appunto viene baciata, scompare e diventa appunto la donna invisibile. E lui, il protagonista principale, di cui non ricordo il nome, non ho idea nemmeno se lo dica, troverà il modo di dare la caccia e di trovare questa ragazza invisibile. Allora, cosa non mi è piaciuto? Probabilmente lo stile di scrittura non era totalmente maturo, o se è stato scritto dopo ho notato un grosso calo, sicuramente. Sembra comunque che la scelta dei vocaboli sia stata fatta un po' a casaccio, nel senso che fin quando si fanno delle metafore simpatiche, carine, tipo nella meccanica del cuore, ci può stare. Ma quando si iniziano a mescolare vocaboli che sembrano belli, ma che poi in fin dei conti non significano nulla, secondo me si perde proprio il senso della frase. Ci sono quindi delle parti nelle quali resti un pochino. In più, una cosa che mi ha fatto storcere il naso, ma in modo assurdo, cioè davvero, vi prego di non pensare a me come una puritana, perché io assolutamente non lo sono, soprattutto quando si parla di espressione, soprattutto quando si parla di scrittura e di libertà. Immaginate che voi, insomma, siete lì a leggere una frase che comunque è dolce, magari siete là persi un attimo a capire che cacchio vuol dire, con queste metafore un po' particolari, e poi alla fine ci trovate, ma in verità, insomma, io sono un coglione del cazzo. Oppure, tipo, c'è una frase così, normale, e invece il cazzo. Cioè, così, cazzo a cazzo. E tu sei lì a dire, ma che c'entra? Cioè, non c'entra niente. Non è una tecnica per arricchire il linguaggio. Non si utilizza in contesti del genere. Cioè, io adoro quando ci sono, ascolto per esempio delle canzoni di denuncia che quindi utilizzano parolacce, ma per rabbia qui non c'è rabbia, non c'è qualcosa che insomma sia realmente frustrante, tranne appunto il fatto che la ragazza sia invisibile, ma non c'entrava. L'unica cosa che è bella e carina, diciamo, è la metafora, il fatto che una persona invisibile possa farti soffrire, quindi trasponendolo alla realtà, una persona che dice di volerti bene, dice di voler stare con te, di darti tanto, quando in realtà non è vero e quella persona effettivamente non esiste. Allora tu pensi, che cosa posso fare? Starci, non starci, perché tanto è invisibile. Quindi quello sicuramente è un bel espediente letterario per scrivere appunto di questa mancanza, però per il resto non è stato un libro che mi ha entusiasmato molto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, così magari ne parliamo. Adesso vi faccio vedere due libri di cui parleremo più o meno poco, perché sono, diciamo, dei raccontini, libri letti così per diletto, diciamo. Il primo è Il mastino dei Baskerville di Arthur Conan Doyle, quindi parliamo della serie di Sherlock Holmes. Allora, questo è il primo libro di Sherlock Holmes che leggo, e ho anche sbagliato perché questo è l'ultimo della serie, quindi avrei dovuto leggere gli altri, per esempio Uno studio in rosso, grazie. È stato un libro che mi è piaciuto molto e mi ha tenuto con per 2-3 sere, perché comunque è un libro molto leggero, un racconto anche divertente. Mi piace tantissimo la figura di Sherlock Holmes, voi lo sapete, mi è piaciuta molto la serie TV di cui ve ne ho già parlato nei preferiti dello scorso mese. Mi sono piaciuti entrambi i film, la figura di Sherlock Holmes è veramente affascinante, la combo con Watson è perfetta, quindi io sono molto molto attaccata alla storia, diciamo, all'invenzione di Sir Arthur Conan Doyle, e voglio leggere ovviamente tutti gli altri. Mi piacerebbe prendere l'edizione Einaudi con tutti i racconti, perché ovviamente non sono tutti romanzi, Conan Doyle ha scritto anche racconti, una serie di racconti, e questo qui insomma è carino. Siamo quasi giunti alla fine, il prossimo libro di cui vi parlo è molto... direte voi, ma che cazzo di libro è? In effetti, che cazzo di libro è? Ed è questo, si chiama Un matrimonio, un funerale, per non parlare del gatto, di Francesco Guccini. Allora, questo libro giace nella mia libreria, per l'appunto, da probabilmente 2 anni. Non ho mai avuto il coraggio di leggerlo. Perché non ho mai avuto il coraggio di leggerlo? Perché Guccini
è uno dei miei cantanti preferiti. Cioè, sulla scala di tutta la mia musica figura Guccini e De André, quindi stanno su due pianetini diversi, sono i miei preferiti e io ero lì tipo, oh, voglio leggere qualcosa di Guccini. Cosa ne penso? Allora, lo preferisco quando scrive canzoni, quando canta. Perché? La scrittura è sicuramente curatissima, impeccabile, Guccini è favoloso, scrive molto bene, quindi su questo ci siamo. Però avrei preferito un romanzo, perché questa in realtà è una raccolta di racconti, tra l'altro scritto in modo enorme, quindi cioè l'ho letto tipo in un'ora, ovviamente è un'iperbole però per dire, lo leggete in pochissimo. Una serie di racconti, forse racconti nostalgia, li chiamerei racconti nostalgia, anche se Guccini è molto... non so se effettivamente possa essere definito un essere nostalgico, però io quando lo ascolto, quando leggo ciò che scrive, sento proprio una lieve nostalgia, però una malinconia comunque sempre positiva. Indubbiamente le storie sono vere, sono storie di esperienza, di vita, e mi è piaciuto sicuramente, però è un libro che, cioè, l'ho pagato un sacco, tipo 15 euro al tempo, e sicuramente per la passione che mi unisce, insomma, a questo cantante l'avrei letto. Però per il resto, cioè, non è un libro di alta letteratura, anche se, vi ripeto, è scritto molto bene, eccetera, eccetera, eccetera. Però non ha nessuna pretesa, lui deve scrivere, perché è la sua vita, la scrittura. L'ultimo libro di cui vi parlo oggi è un... non ce l'ho qui perché l'ho letto in biblioteca, quindi vi metterò la foto. È un libro di Roald Dahl e si chiama Gli sporcelli. Allora, mi trovavo un giorno in biblioteca perché c'era la presentazione di un libro ed ero arrivata tipo probabilmente mezz'ora prima o poco più, e io ero tipo, adesso che cosa faccio? Provo lì che c'erano tipo un bel po' di libri di Roald Dahl, ho detto ok, quale leggo? E c'era questo qui che si chiama appunto Gli sporcelli, che è piccolino, sottile, ho detto ok, lo prendo. Ero convinta parlasse dei porcellini d'India, in realtà gli sporcelli erano una coppia, due tipi fuori di cervello che se ne fanno di tutti i colori dalla prima all'ultima pagina. Io sono morta letteralmente dalle risate, ho fatto mezz'ora, tre quarti d'ora morta, c'era la gente che studiava, io è stato davvero esilarante. Ma se ne fanno davvero di tutti i colori, si ammazzano, si prendono in giro, ma è davvero figo, fa veramente ridere, quindi se lo trovate vi prego leggetelo. In più ci sono un sacco di allusioni a un sistema valoriale e morale meraviglioso, cioè davvero fantastico, ottimo davvero per i ragazzini, ma da leggere anche da adulti. Roald Dahl sì, sapeva insomma come fare, se conosceva il fatto suo. Scrivetemi anche quali avete letto voi questo mese. Sicuramente ci vediamo presto per il book haul, che magari girerò in questi giorni e poi lo caricherò per voi. E niente, ci sentiamo prestissimo, ci vediamo al prossimo video e io vi mando un bacio, spero che insomma questo video un po' casereccio vi sia piaciuto. Ciao!